nuova puntata di Scenari. Mamma mia, che puntata! E tra poco vi spieghiamo perché. Ben trovato, professore Aristide Mannati, come va? Grazie, molto bene. Ciao Luciano, buonasera a tutti e siamo prontissimi. Chissà dove ci porti oggi. No? Oggi andiamo veramente lontano, ci perdiamo in un intrico di canali, ma non anticipo niente. Ci perdiamo, ma poi ci ritrovano, probabilmente, non anticipiamo nulla, chissà in quale parte della galassia ci porta il nostro mitico professore. Intanto partiamo subito alla grande, perché è iniziata pochi giorni fa ed è in grande spolvero, la stagione Kreberg Teatro Bergamo 22-23, che con due date di Negramaro, in una consueta veste unplugged, cioè hanno suonato insomma senza troppe cose, ha incantato quasi 3.000 fans, 40 gli spettacoli in cartellone che come sempre spazieranno dalla prosa al cabaret, dai concerti musical, dalla commedia brillante alla danza moderna, al reading contemporaneo, il classico mix pop che contraddistingue le stagioni del Kreberg Teatro, che riesce a non deludere nessuno. E tra poco vi spiego perché ho detto mamma mia che puntata. Salutiamo subito il direttore artistico Paolo Scotti, ben trovato, benvenuto su Telenova. Bentrovati a voi, buonasera. Buon pomeriggio a tutti. Ah, io leggo un sacco di nomi qui: Negramaro, Mario Biondi, I Nomadi, Massimo Ranieri, Marco Masini, insomma, 40 spettacoli, un po' di tutto, musica, spettacoli in generale, direttore. Com'è nel nostro stile, cioè lo stile di un teatro che mi piace definire pop, perché accoglie tutti i generi dello spettacolo dal vivo con l'unica vertenza alla grande qualità, per cui questo è la storia e quello che è il DNA di questo teatro. Sì, poi tra l'altro leggo per esempio il 23 novembre spazio anche all'arte con Marco Goldin, Le ultime settimane della vita di Vincent Van Gogh, quindi non c'è solo musica, c'è insomma arte a 360 gradi, possiamo dire, quest'anno e non solo quest'anno. No, beh, sempre noi abbiamo guardato con grande favore i grandi racconti del palcoscenico e questo è uno di quelli. Come sarà, ed è un anticipo della seconda parte di stagione che annunceremo più dettagliatamente più avanti, però per esempio anticipo che Marco Paolini racconterà dal palcoscenico in una metafora molto molto particolare e toccante anche la storia della pandemia che così tanto ha colpito la città di Bergamo. Ma nel passato ci ricordiamo i meravigliosi racconti sportivi di Federico Buffa, come i racconti invece sul mondo dell'arte di Vittorio Sgarbi, per cui è sempre stato uno delle caratteristiche di questo teatro accogliere anche questi grandi narratori contemporanei che ci rivelano cose che magari non sono nella nostra memoria, ma però abbiamo in un qualche modo vissuto. Non è facile organizzare tutto ciò, direttore, cioè comunque sono nomi a livello nazionale non solo di altissimo prestigio. Beh, considerate che il teatro Kreberg, che è nato circa 16 anni fa, se ricordo bene, ma da memoria, quando mi fu affidato l'incarico, che con grande onore ho sempre avuto, per cui sono il vecchio e sempre presente direttore di questo teatro, direttore artistico di questo teatro, la prima cosa che ho pensato era che vocazione dare a questo teatro, perché ogni teatro ha la necessità di una propria riconoscibilità, di trasmettere una propria caratteristica di rappresentazione. E allora, visto che Bergamo è una città che ha storicamente un grande teatro di prosa, di lirica, di sinfonica, di jazz, come Donizetti, ha uno spazio molto raccolto, ma prestigioso di storie di teatro contemporaneo come il sociale, ho pensato che quello che poteva andare a completare l'offerta di Bergamo, che attualmente è una delle più importanti veramente in Italia, era rivolgersi al grande teatro popolare, cioè ai musical, ai grandi comici, ai grandi intrattenitori, alla musica che nasce per essere portata in teatro, per cui da subito questa caratteristica ha ripagato uno spazio che oltretutto qualche anno fa facciamo un'indagine di mercato fra il suo pubblico, che spazia molto sul territorio perché arriva a Desenzano, a Mantova, a Brescia, che pure è una città storicamente importante del teatro, ma ha una presenza di quasi il 20% di pubblico milanese. Questo è abbastanza
curiosa. È vicino, è a due passi Bergamo, sì, è, dire, sì, è vicino a due passi, però c'è anche assoluto la città con la maggior offerta teatrale possibile, insomma. Certo, assolutamente. Professor Mallati, sì, hai fatto una citazione importante prima, avete fatto Marco Goldin, che si esibirà appunto il 23 novembre, è il massimo studioso di Van Gogh, almeno in Italia, è stato colui che ha fatto le più importanti e belle mostre anche durante la pandemia, quindi con mille difficoltà, su Van Gogh tra Vicenza, Padova, perché poi lui è veneto, e soprattutto è uno studioso a tal punto che per primo ha determinato, studiando la corrispondenza fitta tra Van Gogh, Vincent Van Gogh e il fratello Theo, ha determinato che Van Gogh non era assolutamente clinicamente pazzo, ma era soltanto molto malinconico, ma perfettamente lucido, quindi consapevolmente un grande artista, quindi un personaggio veramente di livello mondiale, Marco Goldin, che racconterà in modo romanzato appunto la parte finale della vita di Van Gogh, molto travagliata. Direttore, c'è Mannati preparatissimo sul tutto, quindi se vogliamo organizzare qualcosa col professore... Io sarò presente. Sarà presente con Goldin, quindi... Va bene, ringraziamo allora il direttore artistico del Kreberg Teatro Bergamo, Paolo Scotti, in bocca al lupo, buona stagione, a presto su questi teleschermi. Tra poco torniamo al Teatro di Bergamo, attenzione, perché l'ho detto, mamma mia che puntata, l'ho detto 4-5 certo. volte, quindi è facile capire il motivo. Intanto vi diamo qualche consiglio. Teatro Lirico Giorgio Gaber, sabato 12 novembre alle ore 21, Enrique Pinheiro è un personaggio difficile da definire, caro professore, che è stato medico, comandante di linea, attore, produttore, regista per il cinema e il teatro e anche cuoco, quindi un personaggio stravagante. Da questo strano cocktail professionale nasce Volare è umano, atterrare è divino, che è uno spettacolo teatrale multimediale che si pone due grandi obiettivi: tranquillizzare coloro che hanno paura di volare e nello stesso tempo far divertire. Il primo obiettivo non è garantito al 100%, ci fanno notare, il secondo invece sì. Tu hai paura di volare? No, perché fai il giro del mondo. Io mi definisco un Icaro dei tempi moderni, non uso ali di cera, però su dei comodi aerei con le mie inviate vado anche molto molto lontano. E tra poco scopriamo anche perché. Questo ti piacerà sicuramente, attenzione. Teatro Manzoni che compie 150 anni, vogliamo fare gli auguri al Teatro Manzoni? Assolutamente, anche perché il presidente del Teatro Manzoni è prestigioso, quindi è un... Però lui non fa 150 anni, fa solo il teatro. Ernesto Mauri, penso. Dall'8 al 20 novembre, Emilio Solfrizzi in Il malato immaginario di Molière, caro professore, qui siamo a livelli altissimi. Certo, certo, perché Molière era il cantore delle non dico perversione perché è una parola troppo, troppo impegnativa, ma dei tic, dei vizi della corte del Re Sole, quindi ha messo alla luce degli aspetti molto divertenti di quella corte, che appunto aveva anche la pretesa di fungere da esempio, da modello a tutte le corti europee dell'epoca, e Molière ne ha smascherato un po' le debolezze e le contraddizioni, quindi assolutamente il suo teatro è veramente istruttivo anche sui mali moderni, insomma. La compagnia Molière, la contrada Teatro Stabile di Trieste, in collaborazione con Teatro Quirino, Vittorio Gasma, presentano appunto dall'8 al 20 novembre Emilio Solfrizzi in Il malato immaginario, e qui stiamo vedendo insomma la portata di questa opera teatrale con insomma questi costumi, sicuramente un'opera molto interessante e ben recitata. Poi l'anno sabbatico invece, prima nazionale all'MTM la Cavallerizza dall'8 al 13 novembre, nel 17esimo e 18esimo secolo, si chiamava Grand Tour ed era un viaggio di formazione che i giovani nobili anglosassoni facevano nell'Europa continentale. Soprattutto in Italia, il Grand Tour che fece Goethe, quindi che fu un massimo poeta, scrittore tedesco, si chiama Winckelmann, vennero a scoprire dal vivo, a lasciarsi incantare dal bel paese e descrissero le loro avventure, le loro esperienze in maniera letterariamente mirabile, insomma era un must per i giovani aristocratici come Byron che si lanciavano alla scoperta del continente e soprattutto dei paesi archeologici del Mediterraneo, insomma. Ve l'ho detto, mamma mia che puntata, allora io partirei subito dalle immagini, dalla musica che fanno sempre comodo e poi ci colleghiamo con due attrici che sono qui pronte a svelarci di cosa si tratta. Facile, mamma mia, uno dei più famosi, vediamo.
Mamma mia, 12 novembre alle ore 21 e il 13 novembre alle ore 16 al Teatro Kreberg, Teatro Bergamo. Ve l'avevo detto che saremmo tornati proprio in questo teatro. Mamma mia, si fa sempre più beautiful. Nel cast arriva anche Clayton Norcross, credo si pronunci così, ma noi abbiamo collegate Sabrina Marciano e Linda Gorini che completano questo cast straordinario, Luca Ward, Sergio Muniz, insomma, e tanti altri. E quindi, mamma mia, che sorpresa! Benvenute su Telenova, che piacere. Buon pomeriggio, grazie, benvenuta a voi. Sembrate siamesi, però fa piacere avervi qui. Allora, lo spettacolo teatrale tra i musical, tra i più famosi naturalmente del panorama mondiale, internazionale, possiamo dire con le musiche degli ABBA. Ci dite qualcosa in più su questo musical, appunto? Beh, noi stiamo girando oramai dal 2017, quindi i numeri che abbiamo fatto e tutta l'Italia che ci richiama, anche appunto a Bergamo stiamo tornando per la, credo, la seconda o la terza Sì. volta, e vuol dire che le persone hanno bisogno di sorridere, di divertirsi, poi dopo la pandemia ancora di più, e vuol dire che Mamma Mia è comunque uno spettacolo pieno di allegria, coinvolgimento, solarità, gioia e buoni sentimenti, quindi siamo felici di questo. Sì. Naturalmente ci E saranno, anche sì, 24 brani tutti da ballare, da cantare, con la possibilità anche del pubblico, no, di scatenarsi su quelle che sono delle musiche tra le più famose del gruppo ABBA, che il professor Mannati conosce molto bene, anzi lo canticchia assolutamente. tuttora. Tu vieni qui e ascolti ABBA, no? Gli ABBA poi sono palindromi, quindi come tu sai, ABBA si legge Ah, certo, in si legge, tutti e due come i modi. Anna ABBA si Esatto. legge. E quindi il musical dei record non è facile portare sul palco un musical, che uno dice, vabbè, c'è la musica, c'è tutto questo, però c'è dietro uno sforzo. Abbiamo visto le immagini con ballerini, insomma, non è facile, credo. Io non so fare nulla di questo, quindi. Sì, assolutamente, è comunque un impegno fisico, però alla fine quando tutti si alzano in piedi per ballare veniamo ripagati di qualsiasi fatica. Assolutamente, lo stiamo vedendo. Guardate quanti attori sul palco per questo musical. L'appuntamento è per il 12 novembre alle ore 21, 13 novembre alle ore 16. Inutile dire che possono venire tutti, pure i bambini, anzi, soprattutto i bambini, per una serata, insomma, di divertimento. Sì, è uno spettacolo che tocca tutte le età e noi in questo caso siamo appunto io, Sabrina Marciano, interpreto il ruolo di donna e Linda Gorini interpreta il ruolo di Sofia, questa ragazza che vuole sapere a tutti i costi chi è davvero suo padre, quindi da questa storia, da questa necessità poi nasce tutta l'intrigo e la curiosità di questa storia divertente. Quanto dura lo spettacolo? 3 ore, Sì, diciamo, ah. comprende l'intervallo, è un Intervallo bel pieno di allegria. Sì. di un'ora? No, scherzo. Naturalmente, no, si scherza naturalmente. Allora, mamma mia, non c'è bisogno di presentazione al Teatro Kreberg di Bergamo con Sabrina Marciano e Linda Gorini, che noi ringraziamo, salutiamo, abbracciamo, in bocca al lupo naturalmente per questo musical. Vi aspettiamo, va bene, ci aspettano, professore, ci hanno Grazie, invitato, però ci sì, hanno perfetto. invitato. Sì. Saremo in prima fila, A ovviamente. presto. Va bene, grazie, grazie. Allora, direi di fermarci, caro professore, per la pubblicità, però tra poco tocchiamo un argomento molto delicato. A parte vedere il tuo bellissimo servizio di oggi, insieme alle tue colleghe e collaboratrici, tra poco parliamo anche di una cosa delicata, la chiusura dei teatri, Accidenti, invece. no, qualcosa. Sì. A tra poco. Tra poco con Arisia Mannati il viaggio naturalmente che ha fatto il professore, chissà dove, non anticipiamo nulla caro professore, che siamo tutti qui in trepida attesa. Intanto vi ricordo i contatti, scenari underscore Telenova underscore su Instagram, oppure chiocciola amici di scenario, oppure chiocciola Telenova per 18, per mandarci insomma i vostri consigli o quello che volete su tutto, spettacoli teatrali, musica, Assolutamente, concerti, battesimi, no, quelli no, quello no, viaggi. si fa viaggi naturalmente, noi siamo qui ad accogliere tutto. Intanto però dobbiamo affrontare un argomento molto delicato per la nostra trasmissione, in generale per la cultura, per la città di Milano. Salutiamo l'assessore alla cultura di Milano, Tommaso Sacchi, che abbiamo il piacere di ospitare. Buongiorno assessore, buon pomeriggio, buonasera, dipende da quando andrà in onda. Comunque, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno.
Allora, sta facendo molto discutere, almeno da parte nostra, poi tra silenzi e indifferenza chiude dopo 84 anni, si è chiuso pure il collegamento, adesso lo recuperiamo, il Teatro Nuovo di Piazza San Babila, una delle chiusure, insomma, che mettono in allarme proprio la cultura a livello cittadino, Sì, milanese, certo. lombardo, nazionale, Il possiamo Teatro Nuovo dire. San Babila è sempre stato un monumento, un tempio della cultura milanese, non solo milanese. Ci Certo. sono state prime importantissime, un'istituzione. Chiediamo subito all'assessore Sacchi, insomma, un parere su quello che sta avvenendo in questi giorni, in queste ore. Assessore. Ma innanzitutto grazie di questa opportunità, insomma, di potermi confrontare con voi e di poter portare il nostro punto di vista su questi aspetti. Come ha anticipato, si tratta di un argomento ovviamente problematico e legato e anche doloroso, sicuramente legato al momento storico che stiamo attraversando. È chiaro che dopo un biennio pandemico che ha visto colpiti i luoghi della cultura, perché se ricordo i teatri sono stati tra i primi luoghi a chiudere e sono tra gli ultimi che stanno riaprendo con una corretta normalità d'esercizio, normalità di funzione rispetto a quello per cui sono progettati, cioè di vedere il pubblico affluire serenamente all'interno delle sale. Questo ovviamente lo dico con tutta la solidarietà nei confronti degli esercenti, dei soggetti operatori culturali che hanno la responsabilità della gestione di una sala. Il caro bollette è evidente che rappresenta un problema molto molto serio per queste sale e le due realtà, poi le concause che portano a chiudere queste imprese che a tutti gli effetti sono soggetti gestiti, sono teatri gestiti da soggetti privati, che hanno regimi di impresa, che però a volte, come il caso del teatro I, hanno un dialogo costante con l'amministrazione e anche una attività di convenzionamento che li vede legati all'amministrazione, però diciamo tra le concause c'è sicuramente questo pesantissimo momento dal punto di vista del caro energia. E questo è un tema che tocca tutti, io mi sono espresso più volte non solo con un grido di solidarietà nei confronti delle sale, ma dicendo che appunto avrei chiesto sicuramente al governo, al ministro, appena lo incontrerò, un tavolo di confronto su questo tema che mette a durissima prova e in alcuni casi porta a delle decisioni così dolorose le sale del nostro paese. Quindi credo che sia opportuno ragionare oggi su una strategia che veda lavorare ovviamente non solo a livello locale, ma che interessi anche, e credo che sia giusto riportare al governo quelle che sono le situazioni difficoltoso, particolarmente problematiche in questo senso, e poi cercare di trovare delle strategie comuni per aiutare questi soggetti che, ripeto, arrivano da 2 anni di pandemia, che è un E poi, altro. tra l'altro, tutto ciò avviene in un periodo in cui c'è una crisi storica per le sale cinematografiche, dei cinema, mentre il teatro stava raccogliendo molto più pubblico, credo, i numeri alla mano parlano di questo. Questa è la curiosità, credo, del periodo. Sì, ha ragione, fa un'osservazione che rispecchia sicuramente lo stato legato al botteghino ai numeri sia dei cinema che dei teatri. Il cinema in questo momento, per quanto mi è dato modo di sapere dai rilievi che mi vengono portati settimanalmente all'attenzione, il cinema sta vivendo un momento di particolarissima sofferenza, proprio anche in termini numerici. I teatri milanesi, e devo dire Milano in questo ha dei dati un pochino meno allarmanti. I teatri milanesi per tanti motivi hanno un pubblico molto attento, fidelizzato, un pubblico che è solito andare a teatro e ha ripreso, diciamo, in maniera abbastanza importante l'attività e quindi ovviamente la frequentazione da parte del pubblico e degli abbonati. Però detto questo, ritengo che, come dice lei, da un lato ci sia questo numero, questo dato numerico preoccupante, ma meno rispetto ai cinema. Dall'altro, il tema del caro bollette lo stiamo verificando proprio in questi primissimi mesi. Io sento costantemente e quotidianamente
i soggetti responsabili, gli operatori e i direttori delle sale, che mi riportano ovviamente non solo la preoccupazione, ma l'evidenza di un caro bollette che li mette in grande difficoltà economica. Sì, soprattutto in spettacoli come i musical, che vogliono insomma un certo tipo di scenografia, diciamo così. C'è il professor Malnati che vuole fare una domanda. Una domanda per l'assessore: non sarebbe ipotizzabile una sempre maggiore presenza e consistenza anche dal punto di, soprattutto dal punto di vista del sostegno economico, da parte del pubblico, delle amministrazioni, del governo centrale? Perché se pensiamo all'Atene del V secolo a.C., il teatro di Dioniso, dove andavano in onda Eschilo, Sofocle, Euripide in onda, cioè dove andavano in scena Eschilo, Sofocle ed Euripide, era sovvenzionato dal governo, da Pericle, dal governo della polis, insomma. Quindi ripercorrere per quanto possibile questo modello. Grazie professore, ma io credo che Milano da un certo punto di vista si sia mossa con grande anticipo per creare dei sistemi di convenzionamento. Sono state fatte delle, è stata fatta un'operazione anche come dire, in sinergia con le associazioni di categoria, con i soggetti che rappresentano le varie categorie che ruotano intorno al mondo dei teatri, per convenzionare le sale e le istituzioni teatrali all'ente comune, al comune di Milano. E questo ovviamente porta ciclicamente i teatri a dover dimostrare dei parametri ai quali si riferiscono poi inevitabilmente dei punteggi che portano a delle economie d'ingresso che derivano da una spesa pubblica. Quindi devo dire che Milano in un certo senso è abbastanza avanzata in termini di convenzionamento e di sostegno all'attività. È chiaro, le risorse non sono mai abbastanza, ma mi permetto di dire che c'è anche una bellissima e positiva sinergia tra i risultati del Fondo Unico dello Spettacolo, il FUS, è il canale che il Ministero della Cultura mette a disposizione delle sale teatrali e non solo, insomma di tutte le attività di spettacolo, e la direzione spettacolo dal vivo dell'assessorato, del mio assessorato, dell'assessorato alla cultura. Quindi incrociando questi dati noi cerchiamo anche di valutare lo stato di salute finanziaria ovviamente delle sale, anche in relazione alla capacità di produrre contenuti, di stimolare il nuovo pubblico, di portare. Sono tantissimi i parametri che vengono valutati in sede di commissione, e all'inizio dell'anno prossimo ci troveremo a rinnovare, diciamo, a dare nuovo esito delle convenzioni teatrali, a sostenere decine di teatri del nostro territorio. Quindi io credo che, insomma, davanti a questo periodo di inconfutabile sofferenza delle sale teatrali, però Milano abbia tutti gli strumenti, per fortuna, per aiutare e per sostenere. Dopodiché, insomma, bisogna anche fare i conti col momento che stiamo vivendo e con le difficoltà di bilancio pubblico, però credo che Milano abbia dimostrato negli ultimi anni, negli ultimi decenni, anche per chi mi ha preceduto, di avere un sistema di convenzionamento all'altezza di una grande città di teatro quale Milano. Ringraziamo Tommaso Sacchi, assessore alla cultura di Milano, con la speranza, insomma, di ricollegarci per dare invece delle risposte, insomma, positive a un argomento sicuramente delicato che riguarda le famiglie milanesi e purtroppo non solo. Grazie assessore, grazie. A presto. Grazie a voi, grazie. Tutti. Grazie. Caro professore, a questo punto dobbiamo viaggiare, siamo pronti, dove andiamo? Dove ci porti, allora, professore? Andiamo in Thailandia, ma non è un viaggio scontato, vediamo una chicca a due mani addirittura. A due mani, a 80 km a nord di Bangkok, vediamo di cosa si tratta. Comodo, qua dietro. Qua dietro. I mercatini dell'estremo oriente è la Thailandia, e in particolare Bangkok, capitale multicolore e multietnica del paese asiatico. A farla da padrona sono i famosi floating markets, mercati galleggianti con le bancarelle poste, anzi stipate, a bordo dei canali, qui chiamati klong, e addirittura con i prodotti più disparati venduti direttamente sulle canoe. Il mercatino di Damnoen Saduak, situato a 75 km a nord della megalopoli thailandese, attira turisti e popolazione locale grazie al suo intrico di canali, che si sviluppa e si ramifica in una vegetazione a tratti fitta. Virginia, con il suo elegante cappello in impeccabile stile british coloniale,
percorre su una piroga a motore le strette e intrafficate vie d'acqua e, affascinata, quasi ammaliata da colori e sapori, si lancia in trattative e contrattazioni per l'acquisto dei manufatti più disparati. Il mercato galleggiante di Damrhoe Sadhuak è il più colorato e ricco di prodotti della Thailandia. Le bancherelle sono disposte lungo i lati dei canali. A Damrhoe Sadhuak si trovano innanzitutto i prodotti classici dell'artigianato del sud-est asiatico, un numero esteso di oggetti incredibili e coloratissimi, ma anche frutta, verdura e varie stranezze alimentari. I commercianti per lo più sono contadini e piccoli artigiani e molti di loro sono donne. I prodotti sono venduti anche direttamente sulle barche, condotte soprattutto da donne con i tipici cappelli a paralume. La fitta griglia di canali ha radici storiche e risale al re Rama IV, che ne iniziò la costruzione nel 1866. E da allora i mercatini si svilupparono disposti lungo i numerosi corsi d'acqua. La principale zona di commercio, inaugurata ai primi del Novecento vicino al più grande tempio buddista della zona, è quella di Lad Plei, e la nostra inviata visita questo tempio con grande rispetto della sua sacralità. Che meraviglia, professore. Smetti mai di stupirci. No, ma è allora un intrico di canali, prodotti di ogni genere, addirittura dei manicaretti incredibili, per noi inimmaginabili, un crogiolo di razze, di grandi colori e sapori, e abbiamo avuto anche un'avventura, te la racconto, te la condenso in 30 secondi. A un certo punto Virginia, Gabriele Ardemagni lanciano un urlo e mi sono reso conto che vicino alla nostra canoa c'era un simpatico amico, cioè un alligatore di oltre un metro che ci fissava, e poi dopo... Si chiamava Fuffi? No, sì. Diciamo che era meglio non finire in acqua, e comunque poi ha deciso di lasciarci tranquilli perché evidentemente aveva già mangiato. Comunque diciamo c'è veramente... ci sono degli abitanti sorprendenti nel mercatino, ricordiamo, di Damrhoe Sadhuak in Thailandia, 80 km a nord-est di Bangkok. Hai portato qualche souvenir? Qualche ricordo? Abbiamo preso dei classici souvenir, anche i batik, le camicie fatte di questo particolare tessuto coloratissimo che sono tipiche della Thailandia e della Malesia. Salutiamo l'alligatore che ci segue anche sui social, sì, possiamo dirlo, chiocciola scenari underscore telenova underscore, chiocciola amici di scenari, chiocciola telenova 18, ci trovate su Instagram, trovate anche Aristide Valnati col suo profilo personale, naturalmente, se vogliono aggiungerti. Aristide Mummi, sì, Aristide trattino basso Mummi, che sei papirologo, lo sappiamo, e quindi Mummi proprio per la devozione verso le mummie. Vogliamo salutare Tutankhamon, i 100 anni in questi giorni, la scoperta. La più grande scoperta dell'archeologia moderna, i 100 anni della scoperta della tomba di Tutankhamon da parte dell'archeologo inglese Howard Carter nel 1922, 4 novembre. Noi non c'eravamo, ovviamente, questo non ancora. Ci porti in Egitto prossimamente, vero? Anche... andremo a vedere anche magari la Terra Santa, vedremo delle cose anche di quel tipo di archeologia a me tanto cara. Grazie Aristide Valnati, carissimo professore, ci vediamo presto alla prossima puntata di Scenari. Grazie Ambra Fietta e regia, continuate a seguirci, a scriverci per mandarci i vostri consigli su spettacoli teatrali, spettacoli, qualunque cosa. Grazie, a presto. Grazie.